dell'est. Si ricollega con Dreamers. Vous êtes déjà sorti de Paris ou dites encore? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Autrefois, on me dit que ça s'appelait l'île aux corbeaux. On reste pas dans la voiture? Non, on va s'installer dans un petit coin pour bavarder. Je vais prendre l'autobus. Faut que je rentre. J'ai mon entraînement. Moi, je vais voir si Madame Victoria est là. Et je reviens avec vous. Alors, je reste puisque Odile s'en va. Mais puisque c'est que je reviens? Ce ne sera pas votre premier mensonge. Pas du tout. Je lui dirai que je vais faire les courses. Agostino ci dice Dreamers bellissimo, veramente un film su 68, conosco gente che lo detesta perché non tratta abbastanza quel periodo. No, io lo amo tantissimo e credo che proprio dica molte cose proprio su 68. E invece Lucy ci chiede qual è il bellissimo film francese su 68, La Samare Goulier di Philippe Bertel. Che è il sequel poi di Dreamers. Sì, praticamente. Beh, anche perché ha utilizzato molte stesso cose. Set, stessi attori. Molte cose da lui. Adesso e noi dalla Francia passiamo a Francione, dico bene? Dici benissimo. Fabio Francione ha organizzato a Milano una 2 giorni dedicata a Franco Basaglia. Beh, altro 68, doc. Vero, Fabio? Ciao Roberto. Ciao. Allora, raccontaci questo omaggio a Basaglia. Sono dove lo giorni, fai? Tre oggi, giorni. Da oggi a domenica al Cinema Gnomo di Milano. Al Cinema, scusa, non si sente. Gnomo. Il Cinema Gnomo di Milano. Okay. Sì, è il Cinema Comunale. Sì, sì. E questa 3 giorni per appunto è dedicata a Basaglia, alla legge 180. Come tutti forse ricorderanno, il 13 maggio ricorre il trentennale ed è abbastanza curioso che il Parlamento italiano approvi una legge così importante a pochi giorni dall'assassinio Moro. È un collegamento questo bizzarro, forse a Roberto piacerà. Beh, insomma, non è che mi piace. Ti assicuro che non è una cosa che mi piace, insomma, però curiosa. Certamente. Le vie delle leggi vanno sempre parallelamente. Tra l'altro stasera alle 21 sarà con noi Simone Cristicchi, che comunque inaugurerà ufficialmente la rassegna con il documentario Dall'altra parte del cancello. Adesso stiamo proiettando Cattiva di Lizzani con una Giulia Desio strepitosa, se ricordate il film. Mentre domani ci sono tutti i documentari basagliani girati a Gorizia e a Trieste, a partire dall'inchiesta leggendaria di Zavoli, Giardini di Abele e altri documentari. L'inchiesta di Zavoli era del 69, no? Se non sbaglio. Sì, è del 69 per TV7, una delle prime inchieste straordinarie, fece un ascolto strepitoso. Poi faremo vedere l'entrata, anzi meglio ancora l'uscita dal manicomio di Marco Cavallo del 73 con il Teatro Vagante di Giuliano Scabbia. E un film poi di Fago del 77, Se ho un leone che mi mangia il cuore, e poi importante Giovanni Fago? No, Amedeo. Amedeo Fago, sì, un film del 77, 50 minuti straordinari, prodotti tra l'altro da voi, dalla Rai. Da loro, diciamo. Ecco. E mentre alle 21 faremo vedere una cosa bellissima, rapporto da un manicomio, il resto di psichiatria Trieste 1977, la regia di Gianfranco Rados, e ci è stato fornito direttamente questo film dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e da Peppe Dell'Acqua, e documentazione dell'incontro che si è svolto a Trieste per la Porta 77 con Basaglia al centro della scena, e poi ci sono personaggi come Robert Castel, Dario Fo, David Cooper, Félix Gattari e tantissimi altri. Ma infatti, per arrivare alla legge del 78, Basaglia quanti anni ha lavorato? 20. Appunto, quindi 20. Ha rinunciato a un'accademia, cioè a una carriera universitaria, a diventare uno dei più importanti psichiatri, appunto, per l'appunto, accademici per combattere. È molto simile alla storia di Frantz Fanon, no? Perché anche lui 58, anche lui ospedale psichiatrico, anche lui metodi nuovi di uscita, di apertura. Sappiamo benissimo questo, I dannati della terra era uno dei libri chiave di Basaglia, ma soprattutto i libri chiave di Basaglia, è strano questo a dirsi, erano quelli di Sartre che poi lui riesce ad intervistare, tra l'altro l'intervista è contenuta in un libro che secondo me dovrebbe essere ristampato, Crimini di pace, da Einaudi, credo 1975, e soprattutto lui era un autore avido di Pirandello. Ecco perché c'è la giustificazione che nella rassegna ho inserito 2 film come Enrico IV di Bellocchio e I sequestrati di Altona di De Sica, un film bellissimo a mio avviso, di De Sica del 1963 con Sofia Loren e Maximilian Schell.
Allora, grazie Fabio, ricordiamo l'appuntamento questa sera con Simone Cristicchi e alle... A che ora è? 21. Alle 21, 21 Cinema Nuovo, accanto Sant'Ambrogio, Milano. Grazie, grazie, ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Efisio Mulas, hai visto qua?